Il tempo è una cosa strana. Crescendo ero emozionata all'idea del mio futuro, dei luoghi che avrei visitato. Ricordo momenti della gioventù con mia madre sul trono e mio padre avvolto nel mistero. Ricordo la peste, la morte di mia madre e ciò che è successo al Lound Pits Pub. E ora questo. Voglio solo porre fine al regno di Delilah e salvare mio padre. Questa casa cela i segreti di Delilah. È risorta dalle ceneri, prendendo l'impero e cambiandolo a proprio piacimento. Manipolando il duca Luca Abele, ha trasformato un viziato dilettante in un cospiratore che l'ha aiutata a prendere il mio trono. Si è resa immortale e persino la spada di mio padre non ha potuto ucciderla. Riparerò a tutto quello che ha fatto. E la prossima volta terrò più strette le cose a cui tengo. Ho sagge parole da condividere. So solo che sono stremata, nient'altro. C'è qualcosa di sbagliato qui. Anche l'aria sembra diversa. Gli oppressi, i poveri e i dimenticati. Gli accattoni. Quello sarebbe Stilton? Chi parla a loro nome? Via quella cosa, d'accordo? Grottesco. Sì, riesco a vederlo. Gli altri non possono, vero? Il tempo fuoriesce dalle pareti. Rovina i tappeti. Tre anni fa, qualcosa in Aramis Stilton si infrantò come un mucchietto da quattro soldi. Parte di lui e parte di questa casa sono rimaste quella sera. Il circolo del duca si ritrova ancora qui, a elaborare grandi piani. I piani di Delilah. Sai, una parte di Aramis Stilton è ancora qui, ed è ancora a pezzi. L'oblio non è esattamente un luogo. È molto più antico e strano di quanto si possa pensare. Ti osserva da dentro. E nel cuore della casa di Stilton, l'oblio fuoriesce da un foro lasciato lì dal piccolo trucco di Delilah. Persino la magia viene distorta lì. E le cose non funzionano come dovrebbero. Prendi questo. Consideralo una specie di orologio. Va, cerca il duca e Delilah. Guarda tu stesso cosa hanno fatto. Theo? Dove sei? Amico mio, devo parlarti. Prendiamo un tè in cucina. Riprenditi, Stilton. L'unica via d'uscita è attraverso il presente, usando questo giratempo.
idiota. Col taccuino. Thank you.
Sarebbe più facile se potessimo aprire la porta e avvicinarci. Sicuro che la combinazione non funzioni. Ho dato un'occhiata al taccuino di Stilton il mese scorso, ma deve aver cambiato la combinazione. Prude da morire. Perché non posso mettere vestiti normali? Vice sacerdote Byrne, se solo potessi vedere, avresti gli incubi. Benvenuti nella mia casa. Facciamola finita. Stiamo per fare ciò che non è mai stato tentato. È oltre la mia comprensione e di certo oltre la vostra. Se qualcuno ha dei dubbi, li metta da parte. Tutto questo sfida ogni logica razionale. Appartiene all'abile confine tra la filosofia naturale e qualcos'altro. Sì, lo sento. Rischiamo la follia. Più andiamo avanti, più mi convinco che sia una pessima idea. Chi vuole parlare con i morti? Questa Delilah è stata uccisa o bandita dal mondo. E se avesse perso la ragione? Delilah è più forte che mai. Il Duca Abel e io abbiamo sentito la sua voce sussurrante. E ora è giunto il momento, perciò prendete posizione. Di tutte le orge a cui ho partecipato. Aspetta, aspetta, non possiamo! Idiota! Sono qui, tornata dal freddo, dall'eternità. Curioso, sembra che abbia funzionato. Ora il mio spirito è al sicuro qui dentro. Luca, devi metterlo in un posto protetto. Vedo ancora l'interno. Uno divenuto pietra. L'altro ricreato e marchiato dagli esseri dagli occhi neri. Povero Aramis. Data la sua lealtà verso mio padre, mi prenderò cura di lui. Aspetta. Ti nascondi, ma io so chi sei. So da dove provieni. Sei qui per assistere al mio ritorno, e un giorno verrò a cercarti. L'oblio oltre il mondo è strano. Non capirò mai che cosa ho visto. Concentratevi sull'oblio oltre il mondo. Avvertite il suo potere, vero? Per le stelle! È più eccitante di tutte le orge a cui ho partecipato! Aspetta! Megan o Anton sapranno come interpretare le cose. Guardati attorno. Un'isola in rovina ai confini stessi dell'oblio. Ma questa è speciale. È il luogo in cui mi tagliarono la gola 4.000 anni fa. La mia vita si è conclusa qui. Ed è qui che è ricominciata. Dove sono stato ricreato. Questa parte dell'oblio sembra più vecchia. Fino alla fine ho creduto che avrei trovato il modo di scappare. Ho lottato, ma le funi mi tagliavano le carni. E poi il coltello si è posato sulla mia gola e ho capito di aver aspettato troppo. È scorgato il sangue e sono divenuto un dio. Ora conosci il segreto di Delilah. Al termine dei suoi giorni ha vagato nell'oblio. Avrebbe dovuto perdersi per sempre, ma possiede grande volontà e ingegno.
ha trovato questo luogo. L'isola dell'oblio, in cui sono diventato ciò che sono. Questo l'ha cambiata. Ha scoperto il modo di sfruttarne il potere. Delilah ora è parte di me. E questo non mi piace. Delilah è stata molto furba. Ha strappato via un pezzo di sé e l'ha nascosto in un oggetto fatto d'ossa. È divenuta immortale. Se vuoi uccidere Delilah, dovrai trovare il suo spirito e riportarglielo. Raggiungerlo non sarà facile. Ma ciò che verrà dopo potrebbe essere la cosa più difficile della tua vita. Il mondo è più misterioso di quanto credessi. Ora non mi resta che incontrare Sokolov sulla barca. Che strana giornata. I leader come il Duca continueranno a prendere e consumare fin... Siamo pronti ad andare? Tutta questa polvere mi irrita la gola. Sì, ho fatto visita a Paolo e agli Urlanti e ho visto la casa di Stilton. Possiamo andare.